Cari bambini, sono Ivo Tiberio Ginevra e sono l'editore dei Buoni Cugini. E oggi vi parlerò di un'opera di Luigi Natori, Il Vespro Siciliano. Voi lo sapete, io amo Natori, parlo sempre di Natori. Vi dovete sopportare tutte le cose che racconto su Natori. Dopo La Vecchia dell'Aceto, oggi Il Vespro Siciliano. Allora, prima di parlare però del Vespro vero e proprio, dobbiamo fare una breve introduzione storica perché dobbiamo capire quali sono i fatti che hanno portato al Vespro. Semplicissimo. Siamo in Sicilia, siamo intorno al 1270-80 e la Sicilia è appena uscita dalle dominazioni normanne, arabe, era un regno rigoglioso, bello. E poi il Papa così credeva che era sua e l'ha data ai francesi, l'ha data agli Angiò, gli Angiò dei principi, dei nobili francesi. Questi sono venuti qui a governare la Sicilia, ma non è che hanno fatto come gli altri che venivano in Sicilia e la consideravano come una terra propria da amare, costruire. Erano venuti qua e la considerano come una terra di conquista, da prendere tutto quello che si poteva prendere. Ora, io ora vi racconto qualche cosa sugli Angiò, sui francesi, però voi mi dovete giurare che dopo quello che vi dico, non è che poi incontrate i francesi in mezzo alla strada e li ammazzate. No, no, basta, ormai sono passati 800 anni, siamo in pace, basta, non andiamo più. Certo, hanno fatto delle porcherie. Già loro sono antipatici per i fatti loro, per cui tu, quando ci sono le partite di calcio noi tifiamo tutti contro la Francia, ce lo dobbiamo dire, tutti, tutto il mondo ci tifa, sono antipatici, sono tutti. Però basta, Allora vi racconto le cose sui francesi, voi mi giurate che finita la storia con i francesi non ci avete niente a che fare, vabbè, non li ammazzate. Allora, ora scherzando, parlando sul serio, diciamo che la dominazione che hanno fatto gli Angiò non è stata bella, ma non ha fatto altro che chiedere soldi, imporre tasse, prendere tutte cose, insomma, una cosa pesante, no? Non è che facevano come gli arabi che costruivano i normanni, no, no, questi arrivavano, prendevano, tutto mio, tasse, 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 tasse dappertutto, e tassa sul grano, tassa sull'uva, tassa su tutto. Non è difficile. Vi faccio un esempio così capite il problema. Voi siete a scuola, siete felici di stare a scuola, beh, felici, diciamo che buona parte, sì, buona parte, insomma, siete a scuola, ecco. Siete a scuola, avete una bella scuola, una bella maestra, siete contenti che state imparando a leggere e scrivere, siete tutti felici. Passa un angiò e dice: bella questa scuola, mi piace, me la prendo io. Ma come, noi stiamo studiando, non c'è scuola. Ma andatevene a zappare, via, io me la piglio. Ah, se per caso rompete le scatole, vi ammazzo. Continua a rompere le ammazzo. Allora, ve ne andate tutti a zappare. Andate a zappare, certo, prima non sapete zappare, poi cominciate a zappare, seminate, fate il grano, fate la frutta. Quando è tutto bello, quando c'è questo grano da raccogliere, questa frutta bella da mangiare, passa un angiò e fa: ma lo sai che è bello questo campo? Ma bella questa frutta! Vabbè, adesso è mio. Ma come? È mio, basta. Ma io t'ammazzo e me lo prendo. Ma cose anche più pratiche, tipo in Palermo, in città, no? Quelli che non se ne andate a lavorare in gabbà. In città magari tu sai, finalmente ti fai un bel arrosto, un bel pollo arrosto. Passa un angio, un francese fa: ma che odore di pollo! Entra dentro la casa, se non gli aprite rompe la porta. Ma io non voglio darti il pollo. Ah no, t'ammazzo! Anzi, ammazza tutti e mi prende il pollo e mi prendo pure la casa, ma prendo tutte le cose. Insomma, io l'ho detto così per farvi ridere. La dominazione degli Angioi è stata una dominazione pesante, è stata una dominazione fatta di violenza, di tasse, di cose del genere. Insomma, già palermitani, quasi tutti i siciliani, ci rimondava la cosa. Ma comunque, sai come, noi siamo un popolo che cerca di dimenticare le cose. E nel 1282, il giorno di Pasquetta,
Decidiamo di andarci a fare la solita rostuta di carne, carne salsiccia, stigliola, le solite cose nostre, palermitane. Per quel giorno avevamo deciso di non pensare a tutti i problemi. Considerate che il giorno prima loro avevano messo una ciatazza terribile. Beh, comunque, andiamocene a festeggiare la Pasquetta. Allora se ne sono andati tutti al piano di Santo Spirito, dove c'è la chiesa di Santo Spirito. Oggi è il cimitero di Sant'Orso. Se ne andavano tutti là. Andavano tutti là e montavano le bancarelle come le montano ora per Santa Rosalia, no? Tutte queste belle bancarelle, arrostivano carne, maiali, cercavano di dimenticare. C'erano anche però i francesi, questi Angiò, dei soldati, non erano molti ma c'erano, e loro dovevano controllare che i palermitani non avevano armi, perché era vietato portare le armi. Allora, praticamente, con la scusa di controllare se avevano armi, se soprattutto le donne si nascondevano le armi sotto i vestiti, toccavano. E toccava la prima, tocca la seconda, tocca la terza. Il marito della quarta si è arrabbiato come deve, si è arrabbiato, ha preso la spada francese e l'ha ammazzato. Appena ammazzato, e questo è scoppiato un manicomio. Tutti all'improvviso, tutti, ognuno, il macellaio che aveva la carne che si apriva, ha ammazzato a quello, e pigliavano le armi dei soldati e l'ha ammazzato. Insomma, ammazzarono tutti quelli che erano là. A questo punto la rivolta è partita, non si possono più controllare, buttiamo fuori i francesi. Mora, mora, dicevano, mora, mora. Si uniscono subito e dalla campagna si riversano verso la città, si riversano verso la città, un grido, mora, 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 morano, e si riversano verso questi francesi, li ammazzano tutti, in qualunque modo, chi aveva la spada, i pugnali, i forconi, li ammazzano, una strage, entrano dentro i monasteri, ammazzano tutte le monache francesi, ammazzano i bambini, ammazzano i vecchi, insomma. Ammazzano tutti, proprio tutti, e quelli che non riuscivano a sapere se erano francesi o meno, tipo uno come me, no? Bello, chiaro, con gli occhi azzurri, magari può dire: ma visto è siciliano, palermitano, è francese. Allora, sapete che facevano? Prendevano dei ceci e gli dicevano: tu, come si chiamano questi qua? E io sono siciliano e ti dico: i ceci, sono cecere. Ma zero francese, avrei detto, no, Sicili, 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 ti ammazzavano subito. Insomma, dopo Palermo, subito Corleone cominciò a fare la strage, poi si unì Taormina, Agrigento, niente, una sta, li abbiamo buttati fuori tutti. Resistevano un poco a Messina, e a Messina poi si è fatta una bella guerraccia per buttarli fuori. Praticamente, il Vespro, diciamo che la tradizione vuole che parta da un atto popolare. Nella sostanza si tramava politicamente, i baroni siciliani erano in Spagna dagli Aragoni, dagli Aragona, con i bizantini, cercavano di buttare fuori politicamente gli Angiò. Questo fatto ha innescato la miccia e roba varia. Ma parliamo di Natoli. Voi lo sapete. Sono l'editore dei Buoni Cugini, amo Natoli, parlo sempre di Natoli, per cui rassegnate. La grandezza di Natoli in quest'opera sta nel fatto che nelle prime 400 pagine è riuscito a fare montare un odio nei confronti degli Angioini, un odio tale che tu non aspetti che questo popolo reagisca, e racconta tutte queste soperchierie degli Angiò, finché alla fine, quando questi palermitani esplodono e ammazzano tutti, tu sei messo lì come una partita di calcio che stai tifando contro sti Angioini e l'ammazzano tutti, e quindi ti coinvolge creando anche un eroe, si chiama Giordano de Albellis. E questo eroe comincia lui la rivolta, combatte contro i Vespri, combatte, voglio dire, contro gli Angiò, organizza, ammazza, è un grande valoroso. Però è innamorato di una francese, di una certa Odette.
E allora Giordano Diabellis si industria per proteggere questa donna, fa di tutto, la difende sopra ogni cosa. E poi con lei finalmente corona il suo sogno d'amore. Ma il finale è diverso, non è il solito finale, è un finale molto bello. È un finale che vi resterà nel sangue, proprio dentro l'anima. E questo non ve lo posso dire, vi dovete leggere il libro. Solo una cosa aggiungo. All'epoca, quando scoppiava una rivoluzione, si suonavano sempre le campane e tutti gli altri che sono venuti a dominare la Sicilia, la prima cosa che facevano era togliere i batacchi e le campane. Così fra di loro non si comunicavano più. Adesso c'è internet, poi un domani toglieranno internet. Il resto fatelo spiegare dalla maestra. Ciao.